Ciao, io mi chiamo Iuzoli, faccio parte di Carta Group ormai da qualche anno. Come scritto nella presentazione, sono un utente Linux dal 2001 e non sono ancora pentito. Passiamo all'argomento della presentazione, quindi recupero PC vecchi. PC vecchi, come ho già introdotto prima, si possono recuperare quindi cambiando alcune parti, tipicamente quello più sensibile dal disk, che è quello diciamo, che ricordo tutti, è quello che non mi permette di avere un sistema con una certa velocità. Avendo cambiato la RAM, il processore è ancora abbastanza buono, magari in 2 ora. Ecco che quello che mi rallenta tutto il sistema è il hard disk, cioè il micro fa richiesta di hard disk, di scrittura e di lettura, e questo qua un po' alla volta gli dà praticamente il micro prestazioni da giovanotto insieme alla RAM e il hard disk la prestazione richiesta dovrebbe aspettare. Ok, quindi sostituzione di parti. Cambiando la disk, aggiornando la RAM, altre cose che possono succedere però con un PC, diciamo, tipicamente un portatile, perché magari i fissi si vanno a cambiare i pezzi che si rompono mano a mano e così si approfitta per fare anche altre. Nel portatile il problema è un po' più grosso, nel caso mio, quello che è successo anche ieri sera, ho dovuto cambiare macchina per riuscire a lavorare. Quindi mi sono tirato giù, diciamo, il disco con tutti quanti i miei dati e alla fine ho sono ripartito con un'altra macchina. Cosa fare con l'altra macchina? Praticamente il problema era sulla scheda video. E questo qua di morte è la scheda video. Scheda video, mi sono andato a vedere su internet vari forum, magari qualcuno che è già successo, infatti è già successo. E siccome è integrata nella scheda madre, non è che puoi tirarla via e cambiare il pezzettino se è posto riparti, no, non se ne fa niente. Tra l'altro, questo avevo provato a cambiare inizialmente anche il display, mi ha comprato un display su internet. Che se qualcuno vuole scrivere 17 li può scrivere adesso, perché anche secondo me quello originale funziona. Comunque, il risultato poi non ha più funzionato, l'ho lasciato così. L'ho messo via, l'ho messo nella sua borsa, l'ho lasciato là, ho detto adesso penserò. Poi, visto che dovevo fare il talk oggi, mi è venuto in mente e ho detto vabbè, perché non utilizzarlo? In questo caso, vediamo dopo nella dimostrazione, come si può utilizzare una macchina vecchia che è zoppa, che appunto non ha uscita video, per poter fare ancora qualcosina di decente magari, diciamo per non buttarlo via. A me non piace buttare via gli elettrodomestici, specialmente i PC che sono pieni di RAM che inquinano intanto. Quindi se vado a comprare un altro, aggiungo inquinamento. Da questo punto da trovare, se non è proprio il funto completamente, cercare di utilizzarlo. Cos'è che posso fare io con un PC quindi piuttosto che buttarlo via? Beh, potrei utilizzarlo per fare qualcosina di utile, per esempio posso farlo un MD7. Vabbè, non mi va il display di questo qua, però l'uscita video funziona ancora, ok, lo attacco alla TV, tra l'altro adesso ci sono anche benissime, che sono da 55 pollici a prezzi ragionevoli, ricordo quando sono uscite le prime si parlava di 20-30 mila euro per una TV da 55, insomma adesso con 1.500 ne porti a casa una anche molto carina. Questo qua appunto si è collegato al PC, al TV, quindi invece di vedere una dimensione così, lo vedo una dimensione molto più grande. Tra l'altro poi vabbè, magari uno ha anche altre robe tipo, non so, videogiochi e quant'altro, insomma è molto comodo avere questo tanto di display. Poi, posso farmi qualcos'altro di interessante? Posso farmi un content server, un file server così di qualcosa dove vado a mettere le mie informazioni, come farei nei servizi che ci sono pubblici, per esempio, non so, Dropbox o Amazon. In questo caso qua, online, ok. In questo caso qua, invece di farmi diciamo, un account remoto dove mando via i miei dati in remoto, mi posso tenere sul mio dispositivo a casa mia. Io sono un pochettino più tranquillo di tenerli a casa mia piuttosto che tenerli in giro per il mondo. Cioè, comunque non si sa mai dove andare a finire. Loro dicono che li catturano e li cifrano al volo, poi, ok? Dicono loro, speriamo che sia così. Poi però magari vengono replicati in 7, 8, 10 punti diversi, non lo so. A me piace avere un po', diciamo, sapere dove sono le cose. Quindi in questo caso uno potrebbe pensare di farsi un file server. A tal proposito, c'è una bella cosina che ho trovato,
del parametro per questo talk qua, ed è quello che si chiama OnCloud. OnCloud è un'applicazione open source che è sviluppata da un'azienda che comunque poi viene fornita anche per il soggetto. In questo caso OnCloud permette di crearsi quello che è una specie di sistema cloud domestico, diciamo. Cioè, io me lo posso installare su una macchina che ho a casa io e da questa mi posso caricare contenuti, scaricare contenuti. Quindi caricare vuol dire che mi posso caricare dal tablet e poi mi posso guardare dal computer, dal telefonino e viceversa. Adesso ovviamente c'è un po' il problema, io ce l'ho preso, se un po' comune, insomma, comincio a avere 7-8-10 chiavetti che mi sono per casa, non sai mai dove la roba. Allora, quasi quasi potrebbe essere una buona idea farsi un sistema cloud, come secondo me io, qualsiasi dispositivo di quelli che posso avere, vado a caricarmi i contenuti. Tra l'altro sul PC vecchio che era molto. Quindi ho due vantaggi, quindi quei dati, soprattutto mi dico su una cosa che mi avrei buttato lì. Altra cosina molto simpatica è questa qua, quello che viene chiamato XBMC, Media Center, che viene chiamato anche COBI, praticamente sta cambiando il nome da XBMC e sta diventando COBI. È un Media Center. Media Center mi permette appunto di avere un sistema che mi va, diciamo, che mi dà un'interfaccia, che mi permette di riprodurre i miei contenuti. In modo abbastanza semplice. Cioè, non devo stare lì ogni volta a tirarmi fuori il PC, collegarlo, aspetta che mi faccia partire dal TV ULC e me lo guardo. Sì, si può anche fare, però se ho già Media Center lì pronto, diciamo, è molto comodo. Tra l'altro, questa cosa la posso fare anche in due modi. La posso fare su un PC vecchio, oppure la posso fare anche su una cosa che ho cominciato a utilizzare di recente, che è molto molto comoda, devo dire. E anche abbastanza poco costosa. Cioè, posso caricare sia un cloud che XBMC, posso caricare su questo sistema. Questo qua è Raspberry. È una scheda che ha dato parte del lato che è lasciato come condizione di progetto. Hardware libero. Comunque è un dispositivo che sposa un po' il concetto del software libero. Viene utilizzato molto dai vari smanettoni, diciamo, anche comunque appassionati per fare varie cose. Tra le varie cose può anche essere utilizzato sia con un cloud che con gli XBMC. In questo modo qua io potrei addirittura organizzare in modo tale da poter fare dal programma di livello, non so, dal tablet, con le wifi di casa, un filmato che però è sul PC vecchio che magari non mi sono solo su finta di partita da questa parte, quindi sta lì, lavora, non può stare nessuno. E io posso cambiarmi fra i miei dispositivi, vari media, diciamo, vari cose, immagini, filmati, canzoni, quant'altro. E tra l'altro posso anche utilizzarlo per scambiarmi informazioni. Oppure appunto lo posso utilizzare come media center. Io questo qua lo utilizzo correntemente a casa, attaccato al TV, ho attaccato dietro una disca esterna del 500, si sono caricati un po' di film che non ho portato oggi, vi sono tutti là. E quindi praticamente mi posso guardare i miei contenuti, diciamo, direttamente dal vano di casa, stando lì controllando una tastiera wireless, così non ho film, non ho cose in giro, e posso scegliere quali film guardarmi. Me lo vedo, me lo stoppo, me lo riprendo, e in questo modo qua posso riuscire veramente a fare tante cose. Tra l'altro, gli XBMC ha anche poi degli add-on che permettono di aggiungere varie altre cose, come per esempio dei canali. Io posso andare a guardarmi il cosiddetto web TV, cioè mi vado a guardare quei canali che sono disponibili da vari, cioè che sono emittenti televisivi, ma magari sono anche, possono essere anche gruppi che si divertono a fare queste cose qua. Se mi interessa, ho un add-on che mi permette di andare a guardare, oppure anche podcast. Io per esempio ho ascoltato molto bene il podcast di Radio 24, in questo caso qua c'è anche l'add-on per andare a scaricare il podcast. Così, mentre sto facendo non so qualcos'altro, io mi rilancio sulla TV, questa viene riproduce i contenuti audio dalle casse, io finché faccio qualcos'altro mi ascolto il podcast. Quindi, diciamo, in generale, questo è quello che si può fare dal punto di vista del ripristino di PC combinato con la gestione di un server di contenuti e combinato anche con un media center.
Diciamo che ho voluto unire un po' tutte quante queste cose perché sono abbastanza vicine fra loro. In particolare, su questa macchina qua, è presente, ha un cloud e è presente anche XBMG, quindi io potrei utilizzarla per collegarmi alla TV e per scambiarmi i contenuti multimediali e anche per guardarmi dei film o quant'altro. Sempre con una macchina vecchia. Il cloud è installato dentro copie? No, sono due cose separate, sono due cose distinte che vanno installate eventualmente sulle stesse macchine o anche in macchine diverse, che dovrei avere anche due PC diversi. Beh, io per fare i test, per esempio, ho installato sia Core di Cloud sia Quadra. Che qua? Qua c'è soltanto Core, che ho tirato giù da immagini, diciamo, da Raspberry XBMG, che si chiama OpenEdit. Questa qua permette di avere, una volta che si va la schedina, diciamo, di caricare l'immagine sulla schedina, poi eventualmente nel laboratorio, non si venite di là, vi faccio vedere anche come si fa. E quando poi ho la schedina pronta, la inserisco, avvio il sistema e mi parte direttamente in SBMC, che mi permette di configurarmi i codi per poter poi lavorare. Quindi dovrò installare, non so, parametri di rete per potersi collegare al wifi di casa, per esempio, dovrò collegarmi con le case di rete, dovrò impostare un po' di cose, insomma, come si fa per un PC normale, salvo che poi questo mi permette di usufruire di tutti i benefici che posso avere da tutto quanto il sistema. Quindi, vedermi i miei contenuti anche se sono su un PC che è in mattina, mentre io sono piano di sopra. In questo caso, l'unico limite è che dovete avere una rete buona, tipicamente gira di salariamento. Quindi dovete comprare un switchino tipo questo qua, che costa 15 euro e poi fare un pedaggio e fatto bene. Insomma. In questo modo qua si riesce ad avere una banda sufficiente per poterci guardare dei contenuti e sentire video, anche quando il PC che per esempio diciamo un collegato TV non è lo stesso che ha i contenuti, quindi non passare necessariamente. Se non ci sono altre cose da vedere, se avete domande potete farne, altrimenti possiamo provare a passare alla demo, quindi vediamo in tempo reale cosa succede. Ma vecchi sono lì che chiediamo prima ad avere un processore o perché viene vecchia se delle domande. Allora, dipende cosa si vuole fare, per esempio. Se io ho un PC del 1995, molto probabilmente non riesce a farmi girare decentemente a un grado. Potrebbe anche farcela, magari però sì, clicco, aspetto. Quindi sì, diciamo che utilizzando Linux tipicamente i limiti grossi non ce ne sono. Anche perché magari quando ce l'hanno venduto era venduto con un leggermente minimo, quindi avevo un po' caramba, dove dipendendo di quanto quando si danno, riesco a farlo performare meglio. Si va, quindi si può. Allora, intanto con questo comando qua, allora fconfig mi permette di vedere qual è l'impostazione della mia scheda di rete. Io sono in 102. Adesso quello che devo fare io è riuscire a capire quali sono gli altri dispositivi. Io prima li ho già messi in indirizzi, li ho messi statici. Quella macchina lì, se non ho sbagliato, che non è qualcosa di strano, dovrebbe essere da 140. Allora, quello che posso fare io è collegarmi in SSH, una volta si faceva in chiaro con Telnet, diciamo che adesso è ormai comodissimo anche comunque quando si è collegati a macchine che non sono all'interno della stessa rete, è meglio sempre utilizzato. Posso collegare in SSH, quindi devo dare il comando SSH, utente, in questo caso si chiama user, non so bene. Sì. Qua mi chiede, mi dice appunto qual è la fingerprint, mi potete visitare, per vedere che sia effettivamente la macchina che io penso sia, quindi basta essere sicuri che è lei, do la password dell'utente user, mi sa tutto va bene, sono dentro. Allora, questa qua è la macchina che io ho chiamato vecchia baracca, non a casa. In questo caso posso anche fare un altro utilizzo di questa macchina qua, sempre PC vecchio che non è lo
io mi posso collegare alla mia macchina, con il computer remoto, e posso andare a dare comandi a questa macchina qua. Per esempio, io posso andare a cambiare delle configurazioni se voglio, o posso installarmi delle cose. Tipo, quando ho fatto l'installazione di un cloud, le ho collegate tutte quante assieme a questo, le ho collegate a questo per permettere di uscire più internet sulla casa, e da lì, con la macchina remota, quindi avendo la macchina solo schermo che funziona, posso ancora andare a utilizzarmi delle macchine. Ovvio che la prima installazione l'ho dovuto fare con il CD, con la chiavetta, come si vuole, in questo caso devo necessariamente usare lo schermo esterno. Tutto si è collegato necessario senza vederti magari bisogno esterno. No, 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 adesso sto facendo vedere, diciamo, la parte che si dovrebbe fare quando si fa l'installazione, cioè non avendo il display che funziona questo portatile, devo fare l'installazione con un monitor esterno, non ho alternative. Tra l'altro poi se se questa macchina la vuoi collegare alla mia TV, al mio TV per fare la media center, in quel caso non mi serve la display, non lo userei comunque. Però in questo caso posso farlo in questo modo qua. Aspettate che faccio così, mi tiro via questa qua, non ci porto dietro, perché altrimenti mi metto qua già prima. Allora, una volta che io ho fatto l'installazione e ho installato anche XDMC, posso farlo partire. Allora, qua è il mio media center. O ho già sul disco dei contenuti, oppure vi vado ad aggiungere video. In questo caso, vedete qua, io video, vado su file, qua è questa, e qua posso far vedere. Ecco, vedete che su XDMC body avete tutti quanti i comandi, diciamo, che sono tipici di media center. Se voglio posso anche tornare indietro, e io quando torno indietro posso ripartire. Tra l'altro qua adesso non lo fa, nella sveglia che vediamo mi dice anche che è una versione più nuova, cioè, mi dice anche fino a dove sono arrivato e posso riprendere lì. Posso utilizzare questo sistema anche per andare a vedere altre cose. Pictures, andiamo a vedere le immagini, vado sempre dentro la mia chiavetta e poi da qualche parte dovrei avere questa cosa schemata che mi sono fatto, che volevo includere nella presentazione. Quindi, diciamo, ho la possibilità di andare a vedere le foto, se voglio, se ho delle foto mie, posso andarmi a guardare direttamente dal mio server. Non ho bisogno di switchare niente. Tra l'altro supporta anche tantissimi sistemi di inserimento, diciamo, tantissimi sistemi per dare i comandi. Io qua uso una tastiera esterna. Si possono utilizzare anche, sono stati sviluppati, diciamo, chiamiamoli wire, comunque l'interfaccia per riuscire a gestire anche i telecomandi da Wii, quelli della PlayStation, telecomando infrarossi, quindi basta collegare eventualmente un ricevitore infrarossi qui in USB. In questo modo si riesce a dare i comandi con i telecomandi della TV. È veramente molto versatile, devo dire. È un sistema che sono contento di aver trovato e che penso non morirà per questo tempo. Il protocollo che usi per la comunicazione cos'è? Samba? Quando magari sei in casa che guardi tra, non so, sei in soggiorno e guardi quello che c'è in cantina, cosa sì. Usi? No, in realtà posso utilizzare qualsiasi sistema che mi permetta di condividere contenuti. Quindi voglio utilizzare Samba. Siccome ho provato a installare proprio in questi giorni, sì. Mi sembra di aver visto che per default dovrebbe utilizzare Samba. Sì, diciamo che Samba è più, è uno di quelli abbastanza più conosciuti, perché comunque è quello che permette di interfacciare macchine Windows con macchine Linux. E quindi in quel caso, diciamo che tanti il passaggio l'hanno utilizzato. Però poi posso utilizzare vari sistemi, diciamo. È sufficiente che io possa condividere il contenuto del sistema operativo nato come media center, probabilmente già implementato la. Sì, sì, Samba attraverso è già, quando si va nella configurazione c'è già. Non è che non è andato a installare.
No, va soltanto abilitato. Come del resto anche SSH, perché anche su Raspberry, io se voglio descrivere un po' super elegante il servizio che ho fatto sulla macchina vecchia, posso comunque accedere via SSH e dargli comandi, quindi andare per configurazioni, copiare file, qualsiasi altra cosa che voglio fare io, a livello di comando direttamente. Quindi sì, è molto versatile. Tra l'altro qua prima avevo fatto delle prove, stavo riproducendo un file audio. Siamo solo la Raspberry adesso. Ok, per esempio adesso non ho contenuti, li devo andare a pescare in qualche modo. Allora, come li vado a pescare, diciamo, in internet, dove adesso non funziona perché non sono collegato. Però come li vado a pescare in internet, come li vado a pescare da un dispositivo collegato, invece io ho usato per esempio un disco USB collegato direttamente, così non devo neanche stare a rompere le scatole, Samba, non Samba, dietro un po' di eccetera. Nulla vieta comunque se uno vuole fare un Samba, perché a casa sua avremo un video disco, diciamo, contenuti devono stare in un posto e mi sempre se non altro, ok? Per esempio, vorrei avere questa macchina qua, non so, magari perché la voglio mettere in un posto climatizzato, perché non so se magari sceglie perché è un po' in grotta, quindi voglio vedere questo, lo metto giù in cantina, e mi sempre ovviamente devo avere abito e su giorno tecnicamente. Però ovviamente uno di questo va a pescarsi di là. Dal punto di vista della configurazione, sul sistema, da posso vedere le informazioni del sistema, quindi mi vedo per esempio qual è l'indirizzo IP. Se voglio collegarmi di nuovo con SH, vediate l'indirizzo IP, io mi vedo lo schermo, posso andare a collegarmi e posso andare là in comandi. Molto comodo anche il discorso profili. Io posso crearmi dei profili, per esempio il profilo carboni per tutti. Mi fa vedere soltanto certi contenuti, non tutti. Quindi se voglio vedere soltanto, fargli vedere soltanto una determinata area, diciamo, di contenuti che ho, o filtro a livello di condivisione, oppure posso filtrare proprio a livello di sempre, in questo caso qua, se loro non sanno la password per accedere come master user, come profilo o altro, diciamo, loro vanno lì e si guardano i loro carboni, io sto tranquillo, non si guardano la mano, impostazioni. Ecco, qua è uno dei posti dove dovete andare per definire la maggior parte delle cose che sono relative poi alla riproduzione. Quindi dovete andare a dire chi, diciamo, è relativo, comunque non volete vedere, però internazionale, vabbè, vado a definire per esempio la tastiera com'è, in modo tale che la posso usare quella corretta. Vabbè, posso dargli anche qua dei limiti, diciamo, per fargli mostrare o meno delle cose. Posso addirittura impostare il servaschermo, perché magari non voglio rovinarmi il LCD, quindi dico ok, il servaschermo con effetto, poi in fade dopo 3 minuti, per esempio, che induce la luminosità, così mi stressa meno di più. Poi, vabbè, Live TV qua è dove vado a settarmi le impostazioni, diciamo, per quanto riguarda la possibilità di avere il TV. Quindi un USB posso fare il nuovo video per gestirlo. La riproduzione posso fare, produce un tipo canale da vivo o no, cioè ci sono veramente tantissimi settaggi che mi permettono di definire come voglio fare. Addirittura c'è la possibilità di dire il meteo. Quindi posso andare a guardare il bisogno del tempo. Io mi alzo e mi do il bisogno del tempo, chiamando il termine, per esempio. E così so come va la giornata. Add-on, poi gli add-on sono la possibilità di avere di vedere varie cose, per esempio posso avere degli add-on per le immagini, quindi per le foto, add-on per la musica, i programmi per repository, l'interfaccia web e quant'altro. Quindi è un mondo che dico, io mi sono messo un po' a studiare per fare anche questo talk, penso di aver visto forse il 5% di tutto quanto, ce n'è tantissimo ed è molto versatile per fare praticamente quasi tutto. Uscita video posso definire anche la frequenza, posso calibrare il video. Uscita audio posso definire l'ora di canale, cioè vedete, è veramente la stessa. In quanto può arrivare l'uscita video qua? Non lo so, non ho mai provato a verificare. Ho visto prima che era 1200 per... Sì, diciamo no, che riesce a fare quello che supporta la scheda video del dispositivo, però insomma, diciamo quello che c'è adesso. Non so se questo qua possa arrivare anche a fare un 4K.
Rhino, ma il Full HD non lo fa? Sì, sì, addirittura sì. Così piccolo lo fa? Full HD lo fa di default. Addirittura. Proprio partendo è già Full HD. Tu andare su, diciamo che il micro è simile a quelli che si sono utilizzati adesso nei cellulari moderni, quindi è una macchina performante. Dico, questo qua posso sostituire un PC normale. Io penso che se dovessi fare una ditta dove ho pochi soldi per partire, è dipendente di questo. Ha un 32 bit per questo, giusto? No, dovrebbe essere 64. Fa praticamente quello che farebbe un PC normale, ma la potenza di calcolo c'è. Quindi diciamo che a $35 quel che è, non ricordo neanche quello pagato. Comunque hai una macchina che supporta qualsiasi distribuzione. Nel senso che lui è un ARM, quindi praticamente la distribuzione per non installare è una distribuzione per ARM compilata da ARM. Però c'è la Raspbian. Se non hai tutte le supportazioni, diciamo. No, deve essere proprio compilata per ARM. Ah. Dico che sarà lo stesso. Questo qua è un 6, questo qua è un ARM. Quindi no, non posso fare quello che voglio. Però insomma, una volta che ho buttato su una Raspbian, oppure c'è anche un Ubuntu, per esempio, una derivata della BIP, mi sembra il testo. Ce ne sono sempre di più perché comunque è un hardware che comincia a essere interessante. Architettura diversa vuol dire che se ho dei file che so RPM di Fedora per un 64 bit non vanno bene qua, giusto? No. Devo essere specifici per ARM? Vabbè, dovrebbe esserci la distribuzione compilata per ARM derivata da una Fedora, per esempio, e quindi è il sistema di gestione di RPM. Adesso quelli che ho usato io sono tutte quante basate su Debian, quindi ho usato la Raspbian, per esempio, ARM. In questo caso così perché ti debba. Però insomma, fino adesso ho visto che il problema di Roxy non mi ha dato. Questo qua è il fail che vi ho detto prima per salvare lo schermo. Se muovo un pochettino lui dentro su. Allora, per quanto riguarda invece OnCloud, che è questo signor qua, adesso sto accedendo a OnCloud che è su questa macchina qua. Vado attraverso l'interfaccia web, quindi gli do l'indirizzo IP. Scusami, sì, ne dai a home page su questo sistema qua, ti vedi direttamente sulla pagina di login. Allora, facciamo, partiamo dall'inizio. Questa qua è Apache, ok, il web server installato su questa macchina qua. Allora, Apache installato, io vedo questa. Questa qua, poi per entrare su OnCloud, faccio OnCloud e arrivo qua. Qua non va il nome utente. Allora, io per esempio do l'utente qui, ok, mi trovo qua. Quindi io sono su questa macchina qua, però sto vedendo che potrei dire che sono. Adesso, per esempio, io se voglio posso andarmi a scaricare questo qua. Ok. Lui mi salva il file, mi dice dove si va il file. In questo punto me lo trovo sul mio computer, quindi non sono portato da là. Me lo posso guardare e poi lo posso cancellare. Nello stesso modo posso fare il contrario, quindi posso caricare con te. E io qua posso andare a decidere cosa voglio caricare. Tipo, non so, questo qua. Me lo carico, track, me lo metto su. A un certo punto io me lo trovo qua. Questo poi me lo posso condividere con altri utenti, perché io ovviamente sono l'utente tipo adesso. Se voglio, me lo posso condividere e me lo condivido con Paperino, che è un altro utente. Io me lo condivido con l'utente Paperino, l'ho condiviso con Paperino. A questo punto posso vedere cosa condivido con gli altri. In questo modo, senza bisogno di avere più copie, diciamo, sul disco della mia macchina, nello stesso media posso decidere chi darlo o chi no, se distribuirlo oppure no. Si va sempre a pescare con la stessa gente, evitando di avere la roba del doppio utente. Sì, se voglio posso fare anche il doppio utente, però in realtà in questo modo basta solo condividere, non ho bisogno di copiarmi. Okay. A questo punto, se io mi apro il mio browser, do l'indirizzo di quello che vedo in alto. Anche da qua io posso avere accesso ai miei dati. Quindi in questo modo, da qualsiasi dispositivo, come dicevo prima, posso riuscire a recuperare i miei dati. Fammi una domanda. Sì. Posso usare la modifica dinamica se sono all'interno, però se accedo da fuori da un'altra rete non è stato. Sì, in questo caso qua tipicamente è meglio avere i IP statici nella propria rete. E fare in modo che il router mi risolva su una certa porta. Quindi io mi collego da fuori, indirizzo IP
di casa mia, che può essere anche dinamico, adesso spiego come fare, su una certa porta, e lui mi fa arrivare sulla macchina che mi interessa, in questo caso questa qua, così riesco a vedermi le informazioni. Allora, ci sono due modi per fare questa cosa. O ho un indirizzo statico, quindi di solito si paga, quindi devo giocare qualcosa di più statico, vado a quell'indirizzo su una certa porta e arrivo. Oppure ci sono servizi come l'IDNS, due varietti, tra l'altro l'IDNS adesso mi sa che è diventato libero per un certo periodo di tempo di pagamento, però ce ne sono altri, insomma, continuano a venire fuori, se si servizi basta cercare, vedete un po' voi quello che vi piace di più. Poi, in questo caso qua, appunto, con il servizio di DNS dinamico, io devo comprare il nome di dominio, non so, mi posso comprare, mi chiamo, prendo igor.eu. igor.com.nz, igor.gb.com.gz, cioè quello che voglio praticamente. Lo faccio attribuire attraverso configurazione DNS, quindi di solito è una pagina dove si può configurare a quale nome, diciamo, deve corrispondere poi questo servizio DNS. In questo caso, poi lui sarà lui che mi manda. Che mi rimanda, diciamo, le richieste quando uno vada fuori a cercare libro.eu, lo manda gli indirizzi IP che ho in quel momento io. E tu personalmente fai questo? Sì. No, io ho gli indirizzi IP statico perché non ho avuto le mie scarpe e nessun quello statico. Però adesso, e quanto paghi? Mi sembra, io una connessione NGI pago 350 euro, forse qualcosa di più perché hanno aumentato di qualche euro. Scusa, che connessione hai? Fibra? No, Hyperman. Hyperman è un tipo di comunicazione a radio. Se siete in una zona dove siete più coperti, magari potete avere anche 20 megabit o problemi di tutto avanti e tutta la fibra di tutto. Sarebbe bello attivare la fibra, sarebbe una cosa. Sì, anche le maschere hanno l'indirizzo dell'antenna perché non ci sia una. Esatto. Vabbè, però comunque a me l'hanno più indirizzo più statico, mi interessa. Sì, lo vedo. E se poi l'antenna mi utilizzo l'anno, sono fuori fuori. No, ma anche solo 10 minuti non può andare. No, no, assolutamente. Perché la fibra vera sarebbe comoda per questo motivo qua. No? Perché uno avrebbe anche l'upload alla stessa velocità e quindi non sei più costretto a girare col disco. Esatto. Tra l'altro, come dice il signore, è molto giusto il discorso, perché io ho 10 megabit in down, quindi da internet verso casa. Ma se io devo distribuire un contenuto, quindi io sto a macchina qua e sono fuori col tablet, una buona connessione wifi, che però devo scaricare contenuti in app e in omega, quindi è quello il limite. Ho esplorato tantissimo, mi sposto nel laboratorio di là. Se volete andiamo avanti con le domande di là.